Ti sto tremando. Tosta, veramente tosta, perché non mi sento più le braccia. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi dico solo che sarà un video, raga, atomico. Ieri notte ho ricevuto tramite Instagram un messaggio da Davide Giuliano, ex pilota del mondiale Superbike, che ho avuto la fortuna di conoscere ad un evento organizzato da Michel Fabrizio in pista con l'Ovale, che mi scrive: Mig, io domani sono al Sagittario a provare la mia TM450 da gara. Ti invito per fare un test. Questa sarà la mia faccia, raga. Fatto, ma sei sicuro? Cioè, se sei sbagliato? E invece no, raga, era convintissimo di questo e io ci ho pensato su, perché sono sincero, non mi sento all'altezza di provare una moto da gara, soprattutto non mi sento all'altezza di provare un motard che non ho mai provato in pista, e io ho detto: guarda, da, grazie mille, sono super felice, ti faccio sapere. Quindi stanotte ho scritto ai miei amici e alla mia famiglia per essere consigliato. Che faccio, ce vado? Non ce vado? Tutti quanti mi hanno detto, ovviamente, quando ti ricapita, e quindi stamattina mi sono preparato, ho scritto a Davide, gli ho detto: da, guarda, un'oretta e sto giù a Latina, sto arriva. Quindi ho preparato tutto, borzone fatto, ora aspettiamo che scenda la mia family e poi partiamo per Latina e andiamo a provare in pista il TM4,5 2019 da gara. Eccoci qua con Davide Giuliano. Grazie dell'invito. Ti ricordo in verità, ieri sera quando ho visto il messaggio tuo ho detto: no, non è possibile, forse sei sbagliato. Ho già fatto un turnetto, bello. Com'è? Divertentissimo, sono proprio super felice. Non mi aspettavo che fosse così divertente. Logicamente mi devo abituare a un altro tipo di moto, e poi non sono pilota, quindi insomma. Vabbè, allora, stai partendo da una moto che è la mia. Ok. E è una moto che ho un po' difficile per tanti, per quasi tutti, perché io ho uno stile di guida dove uso delle molle, una moto molto molto dura, quindi partire con questa sicuramente non ti facilita. A posto. Però ti fa capire la bellezza del motard. Vabbè, per me è la mia passione, chi mi segue sa, certo, che per me il motard è sempre stata la cosa che mi dava di più a livello di divertimento. Quindi che moto c'hai? TM450 2019. Ok, c'è la mia moto, un po' tutte le moto del mie sono TM450. Ok, perché ovviamente ho un rapporto con TM nei campionati di Moto3. Okay. Quindi tutte le mie moto sono TM. E che modifiche c'hanno? Allora, vabbè, questa è una moto della IO, sostanzialmente il TM standard, che esce con un canotto del terzo che loro chiamano CNC. Per quanto riguarda le sospensioni, abbiamo delle cartucce Ohlins fatte per me da Andreani. Uh-huh. E stessa cosa per il mono DTX, ovviamente con la mia taratura sempre fatta da Andreani. Anche qui il link è un link proprio per il motard, e la TM insomma lo dà nel kit motard. Cose particolari, ovviamente le geometrie della moto e le tarature delle sospensioni. Su queste moto, a differenza delle moto della velocità che usiamo nei campionati, non puoi fare, ecco, magari spostamenti del pivot, non puoi fare le boccole di sterzo, ma ti puoi ovviamente regolare con le geometrie, le altezze dei mono e della forcella. Altre cose, vabbè, questa è una moto ovviamente è la mia, ci tengo particolarmente, quindi abbiamo il serbatoio in carbonio, e il serbatoio fa da reggisella completamente, e airbox in carbonio, è già la moto con il doppio iniettore,
Scarico completo, giusto? Scarico completo. Questa è la cosa bella del DM, è che sostanzialmente prendi la moto così com'è, uh-huh, e ci puoi correre tranquillamente, va molto forte. La frizione che ho dentro, che è una modifica che facciamo noi, è una frizione STM anti-saltellamento. Poi ovviamente gomme, qui in questo caso io uso dei cerchi Faba 17, perché mi trovo bene con la misura 17, le gomme Metzeler. Okay. E questa è un po' la moto. Poi adesso mi devi dire come sei trovato. Tosta, è stato tosta, però ma bello. Logicamente, visto che poi tu fai il coach adesso, no? Sì, quindi io sono i miei ragazzi. Io, diciamo che questa è rimasta ovviamente la cosa che faccio maggiormente. E cioè i miei ragazzi che appunto porto ad allenare. Ho Vicente Perez in questo caso, che essendo spagnolo è da un po' di tempo che sta a casa mia, e Flavio Piccolo, che è pilota per MotoGP, e li alleniamo qua al circuito, che è uno dei circuiti nel Lazio maggiormente allenante. Ecco, dammi qualche consiglio. Beh, allora, adesso appena leggermente meglio. Allora, la postura, non so come. Sicuramente la cosa che devi fare in questo momento, appena monti su una moto, è ovviamente conoscere la moto, conoscere più che altro i meccanismi della moto, quindi come reagisce la moto al gas, certo, i freni, il cambio, come ti trovi. Poi più vai avanti, giro dopo giro, l'unica cosa che devi fare è cercare di mollare, no? Mollare, cioè, significa che molli le braccia, molli le gambe, stai sulla moto con rilassatezza. Certo. Poi è ovvio che stai su una moto che non è la tua, poi un po' l'ansietta, diciamo, è sempre difficile. Però ecco, il consiglio è divertimento e rilassatezza. Dai, poi grazie. Dopo andiamo a vedere magari qualcosa di più. Più in là, qualche altro giorno magari. Vabbè, dai. Ciao. Guidala così, normalmente più la guidi soave, più la guidi. Sì, ma io ti ho detto. E più questa te fa fare. Perfetto. Ti diverti. Buon divertimento. Grazie. Mi sto a caga sotto, ohia. Mi faccio la passeggiata. Mamma mia, ragazzi, sto tremando. Non ho mai guidato una moto motarda in pista. Mamma mia, che ansia. Sei sicuro? Mamma mia, ragazzi, ma quando mi ricapita di guidare una moto da competizione motard, mi dai il giudicato. Pilotino di Davide. Occhi qua, ginocchia a terra ancora, e vai giù. Tocca il ginocchio col motardo, che figata, te fa. Vamo, come scoppia! Tieni, ginocchio a terra! Mamma mia! Vada! No, vabbè, è un animale, raga. Mamma mia, che tiro! Mamma mia! Oh! Stanco, sono stanco. È il momento di uscire. È il momento di uscire, ormai sdraiagliela. Madonna, raga, che spettacolo.
Che bella, oh! Giuliano e Vincenzo, in Italia Vincenzo sarà Perez, e raga andiamo a fare qualche ripresa a bordo pista e vediamo due piloti come si deve impiega, ma adesso via con le riprese. Allora da, giornata fantastica, mi sono troppo divertito, tosta, veramente tosta perché non mi sento più le braccia, però te lo ringrazio per l'invito, ci mancherebbe, per l'ospitalità che mi ha dato oggi, questa giornata, e poi mi ha fatto provare una moto da competizione. Vabbè, ti sei divertito, questo è l'importante. Troppo. Questa è una moto un po' diversa, te l'ho detto un po' nelle varie fasi della giornata. Sì. L'importante è divertirsi, no, spero che ti sei divertito, che ti ha fatto piacere questa giornata e niente, tornaci a trovare sicuramente quando vuoi, e che intanto qua ecco tutti i pischelletti, ci divertiamo. C'ha un bel team, tutti i ragazzi sono bravissimi, meccanici e elettronici tutti, sì. Pure i pilotini che c'hai. Poi ovviamente quando vuoi anche alle gare vieni, dai. Sei ospite, venga a trovare RGR Racing Team, seguiteci, a tutti i nostri pilotini. Vi lascio in descrizione tutti i loro collegamenti, sia Instagram che Facebook. E grazie ancora. Sei in grande. Alla prossima. Ciao. Eccolo, c'è pure il grande Perez che ho conosciuto a Civitavecchia. Sei in grande. Grazie mille. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Anche a te. Dai, grazie. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Qui c'ho anche Flavio 777. Ciao. In descrizione vi lascio il suo link. È una furia, raga, troppo forte. Bravo. In bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie. Ringrazio Jacopo e Daniele perché, raga, qua ho visto proprio un team serio, livello estremo, va delle gare, no? Quindi seguite, sì, Davide e tutto il team. Certo. Seguiamo i ragazzi che girano con la Moto 3. E anche se veniamo qua a Latina, quello che facciamo con la Moto 3 lo riportiamo sempre, perché aiuta tanto a crescere anche i ragazzi che si allenano con un'altra moto o su circuiti più piccoli. Quindi l'approccio deve essere sempre lo stesso. Vieni pure te, stai pure te. Vieni. C'è pure, guardate che team, chi è? Ciao! Bocca al lupo, raga, per le gare, per tutto. Grazie. E poi ci vediamo alla prossima sfida su Neovale. Vai, per favore, andiamo a Civitavecchia, dai, a Civitavecchia, dai. Ciao, raga. Ciao. Vabbè, raga, il video finisce qui. Ringrazio la mia family qua che mi segue sempre. Adesso pure il piccoletto sta a guardare le competizioni da vicino. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, un commentino qua sotto e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Spero in vista. Mamma mia che bello. Ciao raga, alla prossima.